Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Come va? Spero che state bene, che state trascorrendo una splendida giornata. In questo video voglio dire la mia su due recenti trasferimenti, vale a dire quello di Lucca, il classe 2000, attaccante ex Pisa all'Ajax, e quello di Warren Bondo, centrocampista che si è trasferito a zero dal Nancy al Monza. Prima però di andare alla questione e di appunto dirvi la mia, ma analizzando un pochino le modalità di trasferimento, insomma come questi due giocatori potrebbero essere utili ai rispettivi club, mi raccomando, come sempre, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella di notifiche per rimanere sempre aggiornati sui contenuti che vado a pubblicare. Ovviamente ad esempio uno sguardo alla playlist presentazioni calciatori, e ovviamente passatevi anche a trovare sul gruppo Telegram, dove si parla di calcio a 360 gradi senza colore né di maglia né di bandiera. Ovviamente il link qui sotto nell'info box. Ma veniamo al primo movimento di mercato di questi due, vale a dire quello di Lucca, che si è trasferito sorprendentemente dal Pisa all'Ajax. Questo attaccante classe 2000 di 201 cm era vicinissimo a firmare per il Bologna, il quale aveva offerto 10 milioni di euro più bonus. Poi, dal nulla, si è fatto sotto l'Ajax, che ha offerto un prestito oneroso a 1 milione di euro e un diritto di riscatto a 10 milioni, più, se non erro, in entrambi i casi una percentuale sulla futura rivendita. E Lucca, tra l'altro, è il primo italiano a vestire la maglia dei Lancieri, un giocatore che ha avuto un'ascesa impressionante nelle ultime due o tre stagioni, che però, insomma, la scorsa è partito veramente tanto bene, per poi spegnersi una volta che, insomma, i riflettori gli si erano puntati addosso. Forse probabilmente avrà magari risentito in parte un po' del tran-tran mediatico che si era scatenato su di lui, perché poi era stato accostato a altri club importanti, anche la Juve si era interessata, anche il Sassuolo, poi appunto più di recente il Bologna e poi l'Ajax. Insomma, l'anno scorso un pochino di flessione l'ha avuta. Però fatto sta che è un giocatore prettamente da campionato olandese, se andiamo a pensare se il giocatore potrebbe essere adatto per le divisie. E vi dico anche il perché. In primis, io veramente un po' di anni fa stavo lavorando a un trasferimento di un giovane centrocampista italiano in Olanda, nella fattispecie al PSV Eindhoven. Un centrocampista, ovviamente non posso fare il nome, però comunque forte fisicamente, di corsa, di garra, un ottimo box to box. Però cosa mi disse il direttore sportivo di questa importante società olandese? Mi disse: guarda, il giocatore a me piace molto, però di questa tipologia di giocatori noi ne abbiamo già tanti. Quindi ovviamente non vado a investire su un giocatore italiano quando è una tipologia di prodotto che produciamo anche noi in Olanda. Quindi contestualizziamo il discorso di Lucca. Negli ultimi anni abbiamo visto anche Aller, che comunque un francese che giocava all'Ajax, stanno andando un pochino i centravanti piccolini, ok? Non tanto i pennelloni stile Cassian Huntelaar, anche lo stesso Kramer, insomma, che adesso ha una certa età, era uno degli ultimi esponenti, tra virgolette, di questi attaccanti all'olandese molto spilungoni. Quindi in Olanda questo tipo di giocatore poco viene prodotto come centravanti, magari adesso si preferisce un pochino quello di manovra, o magari quello un po' più, ecco, alla Raspadori, alla Depay, quindi quello un po' più piccolino che ti fa più gioco. Ecco, l'ultimo che era Scamacca, che è stato appunto acquistato dal PSV Eindhoven, poi ha avuto problemi di adattamento, è tornato in Italia, poi se non erro è ritornato in Olanda per poi ritornare definitivamente in Italia al Sassuolo. Però ecco, Lucca è un discorso di un centravanti preso per un certo tipo di gioco, che rende molto importante, rende diciamo fondamentale il ruolo degli esterni difensivi. E perché vi dico questo? Perché gli esterni difensivi, ovviamente a destra c'è Rensch e a sinistra c'è Windahl. Gli esterni offensivi invece sono Anthony e Bergwijn. Però Anthony è un mancino che gioca a destra e Bergwijn è un destro che gioca a sinistra. Quindi, avendo due giocatori a piede opposto, è ovvio che loro, accentrandosi, vanno più a cercare più la conclusione. Lucca non è un centravanti ad ora
e abile nella sponda, ma non magari nel gioco di prima o nel dialogare con i compagni a livello insomma qualitativo. Quindi noi abbiamo in mente insomma chi siano Rensch e Windahl, quindi terzini giovani e molto 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 offensivi, che nella fattispecie insomma possono facilmente arrivare sul fondo e mettere, magari giocare appunto di sponda con gli esterni di offensivi, appunto in questo caso Anthony Bergwijn, arrivare sul fondo e mettere dentro la palla per Lucca, perché Lucca ha una buona tecnica ma sa anche molto bene proteggere palla, quindi potrebbe essere un attaccante molto di manovra. Certo è un po' diverso magari da Allaire, perché Allaire era più uomo d'area, aveva diverse caratteristiche rispetto appunto a Lucca, però può essere molto utile nelle colme del gioco. Sono molto curioso di vedere se questo passaggio anche coraggioso possa giovare al centravanti ex Pisa. Poi capitolo Bondò, Warren Bondò, classe 2003, preso diciamo da svincolato, quando la scorsa stagione ha giocato a Nancy in Ligue 2, centrocampista centrale, classe 2003, appunto, che si è messo soprattutto in luce negli europei under 19 svoltisi recentemente in Slovacchia. Io già feci un video su Bondò veramente tanto tempo fa, quando era accostato al Milan, sembrava che quasi la firma fosse lì lì per essere apposta, poi non si è fatto più niente, è rimasto a Nancy e adesso appunto è tornato in Italia, tra l'altro in una squadra guidata da ex milanisti, quindi da Gagliani e da Berlusconi. Un giocatore che è cresciuto come esterno di centrocampo, che però dal 2021 è stato cominciato ad adattare da mezzala, molto raramente da trequartista, ma fondamentalmente lui è una tipica mezzala. Una mezzala di inserimento che però sa anche abbinare discretamente bene il gioco difensivo. Io nei video di presentazione, se non erro, lo paragonai a Kessié. Ovviamente fisicamente sono molto diverse, hanno un gioco diverso, però è questa serie di box to box. Certo è molto diverso, o meglio è molto più mediano barra mezzala che mezzala barra trequartista. Ecco, questo è il sunto, ma può apportare una mano interessante al Monza, anche perché si va a contestualizzare in un centrocampo che ha già Pessina, c'ha Sensi, ha comunque Colpani, anche lui molto interessante, ha Macin, ha Filippo Ranocchia, giocatore per il quale io stravedo, e Bondò appunto 19enne può andare a completare questa batteria, un centrocampo giovane, esperto allo stesso tempo ma non vecchio, quindi con esperienza ma non vecchio, che sicuramente potrà mettere a proprio agio il giovane Warren per continuare il suo processo di crescita. Ora è da vedere se poi in primis bisognerà vedere il suo processo di adattamento, quanto durerà e se verrà portato a termine nel migliore dei modi. Poi sarà da vedere insomma un po' il ruolo, perché posso ipotizzare un Sensi mediano con un Bondò mezzala destra, oppure magari un Bondò, quello dimostrasse molta personalità a dirigere il gioco davanti a difesa, con un Sensi che magari ecco farebbe un pochino il palleggiatore a centrocampo. Quindi insomma in ogni caso sarebbero soluzioni molto interessanti. Ripeto, vediamo come si adatterà Bondò. Certo è un colpo a zero, soprattutto per un giocatore nazionale under 19 che ha già messo in mostra veramente qualità ottimali. Ovviamente fatemi sapere tutti quanti voi tifosi e calciofili cosa ne pensate qui sotto al video. Ovviamente vi invito come sempre a lasciare un like, iscrivervi al canale, attivare la campanellina e venire a trovare su Telegram, mi raccomando, un occhio di riguardo sempre a playlist, presentazioni, calciatori. Vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.